Benvenuti su Racconti di Luci, il podcast che racconta la storia della fotografia attraverso le vite dei suoi personaggi più straordinari. Io sono Alessandra, voce ed autrice di questo podcast, ma non sono qui per parlare di me. Andiamo a scoprire il fotografo di oggi. Benvenuti e bentornati su Racconti di Luce, storie di fotografia. Stiamo quasi giungendo al termine di questa seconda stagione del podcast, stagione dedicata ai grandi maestri della fotografia, iniziando con Edgar Weston e girando un po' per il mondo alla scoperta delle più grandi personalità appunto della fotografia. Se la scorsa puntata abbiamo visto le sfaccettature dell'orientale Hong Kong attraverso le foto di Fan Ho, oggi partiremo dal Brasile per viaggiare in tutto il mondo. Infatti, il fotografo di oggi è stato ed è tuttora uno dei reporter più acclamati, conosciuti e ammirati degli ultimi 50 anni. Stiamo parlando di puntata numero 24. Sebastião Salgado. Sebastião Salgado, per esteso Sebastião Ribeiro Salgado, nacque in Brasile l'8 febbraio del 1944 in una cittadina di 16.000 abitanti, Aimores, nello stato di Minas Gerais, che si trova circa 600 km più a nord di Rio de Janeiro. Sebastião è l'unico maschio di 8 figli e suo padre, allevatore di bestiame, desiderava diventasse un avvocato. Iniziò gli studi nella città di Aimores, città però che poteva offrire solo un'educazione primaria. Ecco perché nel 1960, a 15 anni circa, lasciò la sua città natale e si trasferì a Vitória, città costiera a circa 100 km di distanza, per completare gli studi. Qui, a Vitória, trovò una realtà completamente diversa rispetto a quella rurale a cui era abituato. Situazione che lo spinse a lasciare gli studi di giurisprudenza in favore di quelli in economia, più adatti per poter aiutare il suo paese. Sempre a Vitória incontrò Leila, futura moglie e compagna inseparabile sia nella vita che sul lavoro. Infatti è opinione comune che senza di lei la vita e il lavoro di Salgado non sarebbero stati gli stessi. La situazione di forte disuguaglianza dell'allora società brasiliana fece sì che si avvicinò agli ambienti di sinistra, unendosi al movimento popolare della gioventù di sinistra. In seguito riuscì a frequentare un master a numero chiuso all'Università di San Paolo e si laureò nel dicembre del 1967. E subito dopo sposò la sua compagna Leila. La situazione politica del paese però cominciava a essere sempre più problematica. Sebastião e Leila avevano partecipato a tutte le manifestazioni di resistenza contro il regime del governo militare brasiliano, diventando quindi figure non troppo ben viste, e si ritrovarono a dover scegliere se entrare in clandestinità o lasciare il paese. Scelta quest'ultima appoggiata anche dal gruppo politico di cui facevano parte, che spinse i membri più giovani ad emigrare. I due novelli sposi, quindi, correndo grossi rischi, riuscirono a salpare per la Francia nell'estate del 1969. Qui Sebastião continuò i suoi studi conseguendo un dottorato in economia e Leila iniziò gli studi di architettura. Nel 1971 entrambi si trasferirono nuovamente, questa volta a Londra, dove Sebastião iniziò a lavorare come economista per l'International Coffee Organization. Questo lavoro lo portò in Africa, dove, durante le pause lavorative, fotografava amatorialmente ciò che vedeva. La macchina che usava al tempo era una Pentax Spotmatic che comprarono perché serviva a Leila per i suoi studi. Ma Salgado se ne innamorò subito e infatti, come lui stesso ammise, «Mentre lavoravo, portai la macchina fotografica per i miei sondaggi e notai che le immagini mi davano 10 volte più piacere che i resoconti economici». La scintilla è ufficialmente accesa
E nel 1973, dopo un paio d'anni di pratica fotografica da autodidatta, decise di cambiare radicalmente la sua carriera. Lasciò il lavoro all'International Coffee Organization e divenne fotografo freelance, iniziando la sua carriera, il suo viaggio da fotografo, con un viaggio in Africa insieme a Leila, che nella loro attività fotografica aveva dei compiti importanti quanto il marito. Infatti sarà Leila che negli anni a seguire creerà i libri fotografici, terrà i contatti e gestirà le relazioni per la vendita delle immagini. A differenza però degli altri fotografi di news, Salgado non correva dietro agli eventi di attualità, quindi più facili da piazzare sul mercato fotografico, ma preferì andare dove non succedeva nulla di eclatante, se non la presenza di una situazione critica, difficile oppure peculiare del luogo. Iniziò quindi dalla siccità del Sahel e il reportage ad essa associato gli permise di guadagnare una bella cifra che reinvestì totalmente per comprare un nuovo corredo tutto totalmente Leica. Nel 1974 entrò anche a far parte dell'agenzia fotografica Sigma e fotografò per essa la rivoluzione in Portogallo e le guerre coloniali in Angola e in Mozambico. L'anno successivo invece passò all'agenzia fotografica Gamma, dove rimase per 4 anni. Agenzia questa che considerò la sua vera e propria scuola di fotogiornalismo. Dopodiché entrò a far parte della già allora rinomata agenzia fotografica Magnum, fondata, come abbiamo già visto in questo podcast in varie occasioni, da Robert Capa, Cartier-Bresson ed altri stimati colleghi. Con la Magnum Salgado rimarrà 15 anni, anni durante i quali evolve completamente il suo modo di lavorare, passando dai reportage a veri progetti a lungo termine, di proporzioni, con senno di poi, epiche. L'opera forse più significativa di Salgado fu La mano dell'uomo, un maestoso omaggio alla condizione umana e al lavoro, opera per la quale Sebastião fotografò per 6 anni, dal 1986 al 1992, viaggiando in addirittura 23 paesi. Fotografò il processo di cambiamento del lavoro, dove i lavori più tradizionali e manuali iniziarono rapidamente a sparire, soppiantati dall'avvento delle nuove tecnologie. Quindi fotografò le miniere d'oro in Serra Pelada, in Brasile, i pozzi di petrolio nel Golfo Persico, la Manica, le miniere di zolfo indonesiane, girò un po' in tutto il mondo. E in queste foto riuscì a mortalare il dramma e la disperazione, ma soprattutto ha cercato, con queste immagini, di catturare la dignità dei lavoratori. Nel 1993 questo colossale progetto ha prodotto un libro intitolato Workers, del quale furono stampate più di 100.000 copie e ad oggi la mostra con queste foto del progetto circola ancora in tutto il mondo ed è stata vista in più di 60 paesi. Subito dopo la fine del progetto Workers, precisamente nel 1993, Salgado inizia un altro lungo viaggio per dare vita al progetto In Cammino o Migrazioni, progetto durante il quale visitò decine e decine di paesi per documentare gli esodi che affliggono le popolazioni più sfortunate del pianeta. Questo progetto segnerà una svolta nel lavoro e soprattutto nella vita di Salgado. Infatti, nonostante gli anni di carriera alle spalle e le numerose situazioni difficili viste e fotografate, quello che vide durante il cruento genocidio in Ruanda del 94 gli fece perdere fiducia nell'uomo. Vedere i più deboli, sopraffatti dalla forza e dalla prepotenza e dalla malvagità, fu troppo. E nel 2000, proprio a cavallo del nuovo millennio, Salgado si ammalò, stanco e saturo per tutto il male visto. Quindi decise di staccare un po' con la fotografia e si rifugiò nella proprietà di famiglia in Brasile. Qui in Brasile, sempre insieme alla moglie, e spinto dal suo incrollabile amore per la natura, iniziò un'imponente opera di riforestazione che portò in pochi anni a rimboschire quasi 700 ettari di terra esauriti da anni di sfruttamento. E tutta questa terra verrà rimboschita con circa
2,5 milioni di alberi, facendo così rinascere l'ecosistema preesistente. Questo immenso progetto vide il suo apice quando Salgado e Leila fondarono l'Istituto Terra, una ONG che ha come unico scopo quello di preservare e creare un modello di sviluppo sostenibile nella valle del Rio Doce, dove appunto è situata la tenuta di Salgado. Sempre in quegli anni, dopo aver lasciato l'agenzia fotografica Manium, dopo 15 anni, come abbiamo detto in precedenza, fondò l'agenzia Amazonas Images, che viene considerata l'agenzia fotografica più piccola del mondo, visto che rappresenta un solo fotografo, Salgado appunto. Fortunatamente per Salgado, fotografo, questa esperienza di riconciliazione con la natura lo ispirò al punto che iniziò a pensare ad un altro grande progetto fotografico, Genesi, creato con lo scopo di scoprire e mostrare nuovi luoghi e nuovi spazi ancora incolumi dalla cattiveria del genere umano, così da poter a modo suo contribuire attraverso la sensibilizzazione comune a salvare il pianeta. Ricominciò quindi a viaggiare lungo e largo per il pianeta, fotografando appunto, come abbiamo detto, tutti quei luoghi ancora non intaccati dalla mano dell'uomo e dove gli fu possibile catturare immagini che evocano tutta la bellezza e la potenza della natura più pura. Le foto variano da ghiacciai straordinari a foreste che si sperdono a vista d'occhio, ma non ci sono solo paesaggi. In questo capolavoro ci sono tribù, animali, vegetali, praticamente ogni forma di vita che vive in questo pianeta. Tutti questi grandi reportage che hanno permesso a Salgado di arrivare alla ribalta internazionale come fotografo hanno anche contribuito alla creazione di mostre che periodicamente girano per il globo ed inoltre una selezione accurata di foto fatta dallo stesso Salgado assieme alla moglie Leila sono state utilizzate per la realizzazione di alcuni libri già diventati dei cult. Uno dei primi, Workers, la mano dell'uomo, in italiano, fu pubblicato nel 1933, un anno dopo la fine dello stesso reportage. Invece il lavoro seguente, quello che spinse Salgado ad abbandonare temporaneamente la fotografia, portò alla pubblicazione del libro Migration, in cammino, nel 2000, che poi fu reintitolato nel 2016 Exodus. Seguì poi nel 2013 la grande opera editoriale di Genesi, un libro di addirittura 520 pagine, grande 25 cm x 35 cm, un tomo di pura fotografia che pesa addirittura 4 kg. Quest'ultimo libro è stato talmente importante per la comunità fotografica che il grande regista Wim Wenders decise di girare un documentario in suo onore che intitolò Il sale della terra nel 2014, facendosi aiutare dal figlio del fotografo, Giuliano Ribeiro Salgado. L'ultimo progetto seguito da Salgado ha visto la luce proprio lo scorso anno, nel 2021, e si intitola Amazonia. A riguardo, ci tengo ad informarvi che al Maxi di Roma, fino al 25 aprile di quest'anno, sarà possibile vedere la mostra ad essa dedicata. Con Amazonia, Salgado ha voluto mettere in evidenza la fragilità di questo ecosistema sudamericano. Infatti, ha mostrato con le sue foto che nelle aree protette dove vivono le comunità indiane e guardiani ancestrali della grande foresta pluviale, questa non ha subito quasi alcun danno e vuole far riflettere sulla situazione ecologica invece che si presenta nelle altre zone e nella relazione che gli uomini oggi hanno con essa. Arrivati a questo punto nel lungo viaggio nella vita di Salgado, viene da pensare quale sarà il prossimo lavoro. Beh, spero e credo che basterà aspettare e nel frattempo godersi l'immensa collezione di opere che già sono state fatte e pubblicate. Opere che possiamo notare sono quasi tutte esclusivamente in bianco e nero. Infatti quando si lavorava a pellicola, nella prima parte, se vogliamo dire, della carriera di Salgado, questi utilizzava le famosissime ed utilizzatissime pellicole Kodak 3X o T-Max. Attualmente però, dopo l'avvento del digitale dagli anni 2000, anche il suo workflow di scatto, sviluppo e stampa si è sviluppato, si è evoluto.
Mentre a pellicola scattava con la Leica 35 o la Pentax medio formato 645 e poi sviluppava e stampava in camera oscura, attualmente usa un processo di lavoro misto di pellicola e digitale. Questo processo vede nella fase di scatto l'utilizzo di una fotocamera digitale come una Pentax 645D o una Canon 5D. In seguito, i file digitali vengono stampati in modalità provino per la selezione, quindi ricorda molto il processo analogico con i provini a contatto. Successivamente, i file selezionati dai provini a contatto, quindi, vengono elaborati digitalmente, soprattutto per aggiungere la tanto amata grana d'argento corrispondente alle pellicole Kodak. Infine, queste immagini digitali vengono trasferite su un internegativo, cioè una pellicola d'argento senza grana, visto che è già stata applicata. E questo internegativo viene poi utilizzato per eseguire le stampe d'argento con ingranditore su carta baritata argentata, quindi un vero e proprio processo ibrido. Siamo giunti alla fine di questa puntata, ma fortunatamente non alla fine della storia di Sebastià Salgado, che in questi ultimi anni è stata anche ricca di premi e riconoscimenti per la sua straordinaria carriera, arrivando anche ad essere nominato come Goodwill Ambassador dell'UNICEF. La frase di oggi con cui vi saluto è una bellissima descrizione del suo lavoro più poetico e forse anche il mio preferito, Genesi. Genesi è una lettera d'amore alla Terra, scritta con la macchina fotografica. Se ti è piaciuta questa puntata, ti è incuriosito e vuoi sapere di più su quali saranno i prossimi personaggi di cui parlerò, salva questo podcast tra i tuoi preferiti su Spotify, iTunes, Google Podcast o ovunque mi sentiate. E sul sito www.raccontidilucepodcast.com potrai trovare le informazioni e le fotografie riguardo ogni puntata. Il podcast ha cadenza bimensile ed ogni nuovo episodio verrà caricato il primo o il quindicesimo giorno di ogni mese. Vi aspetto quindi alla prossima puntata su Racconti di Luce.